Bella raga, ho comprato un paio di cosine e visto che mi sono arrivati i pacchi da Amazon, ne voglio approfittare per fare un video unboxing con voi, così da scartare i pacchi, vedere cosa ho comprato, perché l'ho comprato e tutto questo genere di cose qua. Questo video è uno di quei video che andrò a caricare sul canale il martedì, perché ho deciso di raddoppiare le uscite settimanali, quindi il sabato rimarranno i video di viaggi e dintorni e il martedì cercherò di mantenere questo impegno, di andare a pubblicare sul canale questa nuova tipologia di video, ma non solo. Quindi andiamo a scartare i pacchi, raga. Eccoli qua, primo pacco. Abbiamo preso tre cosine. La prima cosa è questa. Vediamo che roba è. Cioè, lo so che cos'è, però non mi aspettavo questa confezione. Adesivi, cazzate varie. Ah, ok. Ah, che bella confezione. Ce ne sono addirittura due. Vabbè, sti cazzi. Adesivi non me ne frega. Ho comprato dei vetri temperati per proteggere il display dell'80D. Niente di che, un acquisto molto semplice, ancora non li avevo comprati, ma siccome l'80D ha il display che si apre e si chiude, quindi già di per sé è abbastanza sicuro, però adesso visto che ho fatto un ordine su Amazon ho ritenuto opportuno acquistarne un paio per proteggere il display della macchina fotografica. Vabbè, sti cazzi, bella la confezione di legno così. Passiamo alle cose un po' più serie. Allora, ho comprato dei filtri fotografici. I filtri fotografici sono degli accessori molto importanti. Esistono due tipologie di filtri. Filtri a vite, che si avvitano sull'obiettivo, sono rotondi, come questo qua che vi faccio vedere. Questo qua è l'obiettivo 10-18. I filtri a vite sono questi, che si vanno ad avvitare sull'obiettivo. Questi qua. I filtri a vite, avvitandosi direttamente sull'obiettivo, quando si vanno a scegliere è importante scegliere il filtro del diametro corretto. Il diametro corretto per la lente lo trovate proprio di fronte all'obiettivo, guardatelo, vedete qua intorno sono scritti tutta una serie di informazioni, ok? Si vedono qui i millimetri. Questo in particolare è di 67 mm, quindi il filtro che andiamo ad acquistare deve essere degli stessi millimetri dell'obiettivo. Questi sono i filtri a vite. Poi esistono dei filtri che invece sono a lastre. I filtri a lastra hanno il vantaggio di poter essere invece utilizzati con obiettivi diversi. Quindi lo stesso filtro a lastra lo possiamo andare a montare su degli obiettivi che hanno dei diametri diversi. Quindi abbiamo lo stesso filtro, abbiamo più obiettivi, utilizziamo lo stesso filtro su più obiettivi. Per utilizzare questo genere di filtri a lastra abbiamo però bisogno di un holder, che è uno strumento così, ok? Su questo strumento mettiamo il filtro a lastra, che di solito è un filtro quadrato che si mette qui, e poi abbiamo questi anelli di diversi diametri. Per esempio io ne ho qua uno da 58 mm e uno da 52 mm. Con questi anelli, che si avvitano direttamente sull'obiettivo, mettiamo questo holder, e questo holder con la lastra ci permette di utilizzare il filtro che abbiamo acquistato con più obiettivi. Non è il caso degli obiettivi che ho acquistato oggi. Io utilizzo dei filtri circolari. Perché? Perché preferisco così. Per ogni obiettivo acquisto dei filtri. Ma veniamo al dunque. Che tipi di filtri esistono? Io ho già qua un filtro UV. I filtri UV proteggono dai raggi ultravioletti. Diciamo che avevano più senso nel mondo della fotografia analogica, perché le nuove macchine fotografiche hanno già integrato dei sistemi che vanno a proteggere il sensore dai raggi ultravioletti o anche dagli infrarossi, ma le vecchie macchine analogiche invece non avevano queste funzioni integrate nella macchina fotografica, quindi serviva acquistare questi filtri UV per proteggere il sensore dai raggi ultravioletti. Raggi ultravioletti che sono molto forti, per esempio in montagna, quindi avremo delle dominanti per esempio blu sulla fotografia, e noi andiamo a eliminare queste dominanti blu mettendo un filtro UV. Perché sono ancora così tanto utilizzati questi filtri UV ai giorni nostri? Semplicemente perché vengono utilizzati come protezione dell'obiettivo. Quindi se voi utilizzate la macchina in situazioni magari estreme, ma anche non estreme, quindi in spiaggia,
spiaggia, magari granelli di sabbia, acqua, un sassolino che vi arriva sull'obiettivo, colpisce il filtro UV e magari si rompe, ma voi cosa fate? Togliete il filtro UV e avete però salva la lente, quindi per salvare magari una lente che vi è costata tanti soldi, non è il caso di questa perché è una lente molto economica, però meglio buttare 5-10 euro di filtro piuttosto che 1000 euro o 100 euro di obiettivo, ma va bene così. Questo qui è un filtro che avevo già, ma vediamo che cosa sono andato ad acquistare invece da Amazon. Ho acquistato due filtri, un filtro della Gob, ok? Tra l'altro, per ogni acquisto che fate presso questo produttore, lui si impegna a piantare non so quanti alberi. Confezione di carta, carina, semplice. Una, guardatela qua. Contenitore d'acciaio, lo andiamo ad aprire. Molto bello. Oh, figo. Ok, ho una bella confezione, si ripone molto bene. Allora, ho acquistato un filtro della Gob ND64. Come vedete qui ci sono tutte le informazioni, tra cui anche i millimetri del diametro. A differenza di quest'altro filtro, che non aggiunge nessun tipo di modifica alla nostra fotografia, semplicemente per protezione, questo qua è molto più scuro. Questo filtro, essendo scuro, fa entrare meno luce dentro l'obiettivo e quindi noi possiamo, per esempio, aumentare i tempi di scatto, perché entrando meno luce nel sensore servirà più tempo per creare la nostra fotografia. Se noi per esempio vogliamo un effetto di acqua setosa, ma è giorno e c'è tanto sole e noi vogliamo andare a creare comunque questo effetto, rischiamo di bruciare la foto, perché dovremmo avere dei tempi lunghi per creare appunto questo effetto, ma c'è troppa luce, quindi non possiamo farlo. Come ovviamo a questo problema? Mettendo di fronte l'obiettivo questo filtro che farà passare meno luce e che quindi ci permetterà di allungare i tempi di esposizione. Oppure, perché cosa lo possiamo utilizzare questo filtro qua? Stiamo facendo un ritratto, vogliamo aprire i diaframmi per tenere uno sfondo bello sfocato sul nostro soggetto, ma è giorno, c'è tanta luce, cosa facciamo? Mettiamo questo bel filtro che va a ridurre la luce in ingresso dentro la lente, quindi dentro il sensore, e noi possiamo aprire i diaframmi anche se è pieno giorno. Con questo vetro noi andiamo a ridurre di 6 stop la luce che entra dentro l'obiettivo. Guardate, non si vede assolutamente niente, si intravede qualcosa, ma se io la tolgo, sono ancora qui. Quindi durante il giorno, se vorrò fare magari delle riprese sfocando lo sfondo, metterò questo bel filtro, posiamolo. Ok, altro acquisto che ho fatto, questa volta ho acquistato un filtro della Hoya. Ok, questo qua è un filtro polarizzatore, scartiamolo. I filtri polarizzatori sono fra i più utilizzati e servono per rendere le nostre immagini migliori. Vengono utilizzati più che altro per tirare fuori il blu dal cielo, per dare un po' più drammaticità, per avere quei cieli belli blu, per dare più profondità, diciamo, ai nostri cieli, ai nostri paesaggi. Utilizziamo questo filtro, anche lui, come vedete, è scuro, è diverso da un filtro UV. Questo qui è un filtro più scuro, quindi anche lui andrà a ridurre di circa uno stop la nostra fotografia. Quindi, oltre a servire per tirare fuori i cieli e per dare, diciamo, più drammaticità ai nostri scatti, quindi renderli più belli, più interessanti, la cosa figa di questo obiettivo è che elimina i riflessi dalle superfici. Per esempio, se voi avete provato a scattare durante il giorno all'acqua del mare, voi vedete che si vede essenzialmente solamente la luce del sole riflessa, non vedete il fondale. Ma se voi montate questo obiettivo, la cosa figa è proprio che voi riuscirete a vedere il fondale, ma è composto, come potete vedere, da due parti, a differenza dell'altro. Gira. Beh, non so se si vede, comunque una parte si avvita al nostro obiettivo e l'altra parte gira. Cosa succede? Noi quando andiamo a comporre l'immagine andiamo a girare questa ghiera fino a quando vediamo proprio che
stiamo intervenendo sui colori del cielo, oppure andiamo a girarlo fino a quando vediamo che i riflessi svaniscono. Mentre il filtro NT64 l'ho acquistato per l'obiettivo con cui sto filmando adesso, cioè il Canon 24mm 2.8, appunto per utilizzarlo con il diaframma un po' più aperto anche di giorno, questo qua polarizzatore invece l'ho acquistato per il 10-18, che è la lente che utilizzo sempre per girare video, cioè ho sempre montato questo qua, si può dire, perché è un grandangolo, riesco a raccogliere tutto quello che c'è di interessante dentro la scena, e l'ho presa apposta per questo obiettivo perché facendo anche tante riprese paesaggistiche è proprio la cosa figa di poter utilizzare questo vetro per raccogliere questi cieli più interessanti, ma anche perché spesso mi ritrovo a fare dei video dentro una finestra che dà magari su un bello scenario. Cosa succede? Senza questo filtro io andrei a vedere il mio riflesso contro il vetro e quindi non è un granché. Con questo bel filtro io vado a eliminare addirittura il mio riflesso contro il vetro e niente raga, questo è quanto. Comprato un altro bel pacco. Il produttore è Telesin. Ok. Questo prodottino qua invece l'ho acquistato per la mia GoPro. Ah, pensavo fosse un pochettino meno ingombrante. È sempre un accessorio che si va a montare sulla lente della GoPro. Allora, della Telesin, questo qua è il guscio, bel materiale vellutato, protettivo. Vabbè, mettiamolo lì. Qua c'è uno straccetto per pulirlo. E questo qui, che immaginavo fosse più piccolo. Ah, qua c'è una chiave che servirà sicuramente per aprire questo attrezzo. Poi c'è un laccetto. Poi c'è il pezzo vero e proprio. Ok, questo qui. Pensavo che fosse più piccolo. Pensavo che fosse più piccolo. Guardate qua. Questo bello aggeggino l'ho comprato per fare le foto con la GoPro. Qui c'è una bella vite. Ok, si svita qua così. Si apre così. Qua ci si infila la GoPro. Si chiude e qui ci sarà la GoPro. Cosa succede? Questo bel vetro, questo blow, aumenta la superficie di contatto dell'acqua con la nostra GoPro e soprattutto allontana il punto di contatto dell'acqua con la nostra GoPro, e questo ci permette di fare degli scatti davvero 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 interessanti, perché se noi immergiamo questo blow nell'acqua potremo avere uno scatto che ha per la metà bassa tutto quello che sta sott'acqua e nella metà alta tutto quello che sta sopra il livello del mare, della piscina, di qualsiasi cosa. Vengono delle foto davvero interessanti. L'unica cosa è che io mi aspettavo che fosse un pochettino più piccolo, ed è un'altra cosa che bisogna portarsi dentro lo zaino tutti i giorni e non so come farò. Vabbè, poi magari quando ci sarà l'occasione di utilizzarlo, capiterà sicuramente molto presto, lo utilizzerò e vi farò vedere come si mette la macchina, cosa si fa. La cosa figa è che poi qui c'è un pulsantino che fa partire la registrazione, questo qui. Voi tenete lo blocco qui così e fate i vostri bei video e belle foto sott'acqua. Allora raga, questo è quello che ho acquistato, quindi delle cosine piccole di poco prezzo ma che aumenteranno molto la qualità dei video, quindi poca spesa tanta resa. Pure durato troppo questo video qua. Niente, farò molti più video, specie questo qua, da caricare sul canale. Li caricherò ogni martedì, quindi super cazzole di quello che mi capita di dirvi. E quindi basta, non so come è venuto questo video, perché sinceramente mi vedo sempre fuori dall'inquadratura, vedo le luci che sparano, è tardi raga, è veramente tardi, è tipo l'una di notte e ho deciso di fare questo video perché domani devo andare via e poi non capitava più l'occasione, quindi non sono stato troppo attento né alle luci né a nulla, quindi se non è venuto tanto bene fa niente raga, mi capirete, i prossimi saranno più belli, non ve la menate. Bella.
Raga, guardate quanto è figo. Potevo farlo tutto così sto video. Ciao. Raga, iscrivetevi al canale.